andiamo a prendere il prossimo perché questo l'abbiamo perso, tram di Roosevelt Island. Benvenuti a Roosevelt Island! Abbiamo preso il famoso tram rosso, il tramway, e utilizzerete la vostra MTA card, la stessa carta dei trasporti pubblici, costa sempre $2.75. Se avete ovviamente l'illimitata potete prenderla senza pagare e in 4 minuti arriverete in quest'isola nel mezzo dell'East River. Oggi la giornata è un po' così e così, ma la vista è bellissima, soprattutto all'alba e al tramonto, e se siete qui a fine aprile, inizi di maggio, per la famosa fioritura dei cherry blossom. Tutto il lungo fiume sono solo ciliegi giapponesi, avrete i colori rosa, rosso, bianco, è davvero bellissima. E metterò qualche consiglio su questa stagione, ormai la sapremo fra qualche, più o meno fra un mese o un mese e mezzo, quando sarà la fioritura nel 2020. Quella è il Chrysler, le Nazioni Unite in fondo. Se poi andate un po' più avanti vedrete l'Empire State Building. Beh, c'è l'ospedale, l'ex Smallpox Hospital, l'ospedale della varicella del 1800, è un rudere, se volete vederlo da fuori. Invece non dimenticatevi il parco dedicato al presidente Roosevelt e alle quattro libertà, proprio sulla punta dell'isola, una bellissima veduta anche a sud di Manhattan. Mi sembra sia chiuso il martedì, ma linkerò tutto sull'articolo e sempre guardate in fondo al video, mi fate domande, commenti, qualsiasi cosa, sono qui. Alla prossima, ciao!